Un mistero, ma non così fitto, se è vero come è vero che è nella rosa di nomi ipotizzata da noi di Rete 8 l'artista che intratterrà i pescaresi nella notte di fine anno. Mahmood, Gali o Marco Mengoni? Forse, come diceva qualcuno, la seconda che hai detto. L'assessore Alfredo Cremonese ha voluto mantenere il riservo perché manca ancora la firma definitiva che dovrebbe arrivare ad Horas, ma intanto ha presentato il cartellone natalizio, comunque fitto di appuntamenti, soprattutto quelli pensati per i bambini, con tanti giochi e artisti di strada dislocati in diversi punti della città. A differenza degli altri anni coinvolgeremo tante aree della nostra città, non solo il centro città ma anche Pescara Vecchia e anche altri quartieri della nostra amatissima città. Abbiamo cercato di fare eventi quasi tutti i giorni, proprio dal momento in cui i bambini lasciano la scuola, per godersi un po' di meritato riposo. Avremo giochi per strada che saranno caratterizzati da circo, ci saranno spettacoli circensi, avremo spettacoli di magia, avremo cantanti. Avremo giocolieri, insomma avremo spettacoli di tutti i tipi, avremo rappresentazioni teatrali. Tra tutti questi eventi di notevolissimo spessore invito tutti ad essere partecipi al Circus il 2 e il 5 di gennaio. Il 2 avremo Roberto Ciufoli in una rappresentazione per bambini con una compagnia teatrale molto bella, e avremo un piccolo biglietto d'ingresso che sarà destinato a chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Il 5 avremo le Divas, che sono le quattro soprano che cantano insieme a Bocelli, che avremo qui insieme all'Orchestra Sinfonica Abruzzese, uno spettacolo davvero impressionante. Anche qui avremo un piccolo biglietto d'ingresso e sempre dedicato a favore di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Per il 31 stiamo aspettando proprio in questo momento la firma dell'artista. Per l'uno abbiamo deciso di optare molto probabilmente di annullare il concerto del primo dell'anno. Voglio dire che Pescara ha lavorato per garantire la massima sicurezza dell'evento, tant'è che non abbiamo scelto come location Piazza Salotto, ma abbiamo preso l'area di risulta che ci consente di avere un distanziamento notevole. Ci sarà l'obbligo delle mascherine, avremo un servizio d'ordine impeccabile che garantirà il massimo distanziamento, ma anche il controllo rigoroso del Green Pass. Quindi stiamo lavorando per garantire il 31, ad Horas ci dovrebbe essere la firma del notissimo artista che abbiamo invitato e insomma vi aspettiamo tutti e rispettiamo le norme di sicurezza.